Allora procediamo poi con la bottiglia, ragazze. Benissimo ragazzi, un applauso a questi piloti, questi sono forti, prossimamente poi li vedrebbe, alcuni hanno anche già militato, diciamo così, la categoria rossa, poi vabbè, hanno sono retrocessi per vari motivi, comunque sono piloti forti sicuramente. All'ultima categoria in gara, la più impegnativa, categoria rossa, abbiamo 10 partecipanti, qui siamo molto contenti perché abbiamo aumentato il numero degli iscritti e anche dei partecipanti rispetto agli anni scorsi, quindi anche il livello della competizione si alza, questi sono veramente bravi. Al decimo posto Bertassi Fabio, Spano Alessandro al nono, Zani Claudio all'ottavo, Delli Paoli Massimiliano al settimo, Spreafico Matteo al sesto e ritira il premio Conti Diego, quinto posto, 48 penalità. Al quarto posto De Angelis Pietro con 37 penalità. Eccolo De Angelis. E zona podio, Trialario Team, 35 penalità, Orfenghi Cristian. Bravo Cristian! Eccolo. Sali sul podio Cristian. State qua. State qua. Mettetevi vicino al podio che dopo c'è la foto anche per voi. Al secondo posto, sempre anche lui in ottima forma ormai da anni a questa parte, si riconferma sempre ai vertici della classifica, ha vinto questo trofeo credo una, forse addirittura due volte, forse in categorie differenti, Balossi Augusto, Triangolo Lariano, 31 penalità. Eccolo qua. E primo posto per un grandissimo Spreafico Stefano, 25 penalità. Bottiglie di spumante come delle manifestazioni più importanti. Ormai ricordo il Trialario è un campionato regionale ma anche interregionale, abbiamo piloti dal Veneto e dal Piemonte e prossimamente Augusto mi diceva internazionale perché abbiamo in attesa alcuni piloti dalla Svizzera, niente meno che, per cui staremo a vedere. Bene, allora abbiamo concluso con le categorie, però manca l'ultima a cui teniamo particolarmente ed è la classifica a squadre. Allora premiamo le prime tre squadre classificate, ricordo che solo una per adesso ha scelto il nome della squadra, le altre continuiamo a chiamarle con le lettere, quindi al terzo posto le chiamiamo sul podio, abbiamo la squadra G formata da Conti Claudio, Valsecchi Lazzaro e Agliati Simone, 126 penalità in totale. Ci sono? Ripeto, Conti Claudio, Valsecchi Lazzaro, Agliati Simone, eccoli qua. Bene, salito sul podio, gli diamo una bottiglia che poi se la bevono in compagnia. Ricordo che poi è la squadra vincitrice del campionato, perché a fine anno faremo la classifica finale, anche a squadre, verrà consegnato un copertone a ciascun componente della squadra, pneumatico posteriore. Seconda posizione squadra F, 126 penalità, quindi a pari merito ma con 1-0 in più, 33 contro 32, la squadra F è formata da Giorgini Mauro, Rabbiosi Luigi e Ruffoni Luca. Ah, eccoli, tutti, questa si vede che è una squadra, qui non c'è dubbio. Allora anche voi avete il nome 44 più, allora la prossima volta vi chiameremo 44, ricordatemelo. E al primo posto è l'unica squadra che si è data il nome con 117 penalità, Triangolo Lariano, Prandi Carlo, Cereda Davide e Burinato Luciano. Chi manca? Burinato? Ah no, arriva, ecco, giustamente avete la maglietta, fate la squadra. Bravo Cereda, anche lui. Bravi! Allora abbiamo la coppa? Ecco, coppa squadra. Ma io avevo messo la prima, la sua che
adesso procediamo con l'estrazione delle manopole, facciamo lavorare le nostre ballette. Venite, venite che qua c'è da lavorare. Dimmi. Avete visto che c'era la zona 7, tutti voi piloti e non solo i piloti, perché visto che c'era un bel assembramento, la zona 7 è quella un po' mangereccia, culinaria, insomma. Riproposta per il secondo anno, che ha avuto grande successo, ottima qualità, eravamo ospiti dell'agriturismo locale che appunto ha ospitato e ci ha messo a disposizione lo spazio per effettuare questa zona. Il tutto è stato poi offerto, mi dicono, dalla ditta Triangolo? Diametro, ecco, abbiamo sempre geometrica la cosa. Diametro di Burinato, che quindi ha offerto lo spumante e anche tutto il rinfresco della zona 7. Grazie Luciano. E ci fa molto piacere questa collaborazione che ormai da parte di molti si espande a tutto tondo in tanti ambiti per quanto riguarda il nostro impegno con l'organizzazione di questo trofeo. Perché noi faremo la zona 7 a casa, Luciano, ci porti qualcosa. Sì? Beh sì, lui ha un bel terrazzo, noi organizziamo un tronco, poi se tu ci porti qualcosa, due salsicce le facciamo anche lì, grazie. Va bene, grazie ancora anche per questa iniziativa. Ragazzi, siete stanchi, eh? È stata dura, Va bene, allora estraiamo le 30 manopole. Io ho solo bisogno che mi diciate da dietro quando sono finite, sennò che andiamo avanti oltranza. Ovviamente gli aventi diritto sono più di 30 e quindi qualcuno inevitabilmente rimarrà fuori. Allora, e non le avete, mamma mia, se le sono dimenticate, no, pensavo di averle nella scatola, invece non ci sono, comunque le vanno a recuperare. Allora aspettiamo un attimo di pausa, io bevo un goccio d'acqua perché oggi fa veramente caldo. Una vai per forza, quelle manopole lì sono ancora le prime di quando aveva la Cantaschi, le ho detto io del 2020. Devi guidare dopo. Io, sempre. Allora, in quest'attimo di pausa, in attesa che portino le manopole che sono rimaste dall'altra parte, richiamerei i primi tre piloti della categoria dilettanti, così consegniamo anche loro la bottiglia di spumante. Petrinazzi Massimo, Trebeschi Franco e Malvestiti Luciano. Facciamo la seconda premiazione di questi piloti, se ci sono. È sporco, c'era un ecco, sasso. Ecco, due li vedo. Ah, i malvestiti c'è anche lui. Eccoli qua. Grazie a voi. Ah, stanno arrivando i premi. Bene, possiamo cominciare? Ma come mai Marco 3? Il mio spumante. Ottimo. Questo è il suo. Ok, allora avvisatemi quando abbiamo finito. Io direi una ragazza consegna e una mi fa l'estrazione. Scegliete voi. Anche a tu estrai? Bene, sì, la faccia da fiducia, sì. Un po' birichina dietro con gli occhiali, si nasconde, però dai, ci fidiamo. Allora, una bella mescolata e estraiamo un maro. Ecco, qui ci sono tutti i biglietti dei piloti che erano presenti alle prime due gare. Ovviamente se qualcuno venisse estratto e non fosse presente oggi, perché non è stato presente, comunque va escluso automaticamente. Anche perché, ripeto, i premi li consegniamo solo ai presenti. Allora, primo estratto, Pozzi Luca, categoria dilettanti. Pozzi Luca, cioè, eccolo qua. Avanti col secondo. Se non vedevo più dove dovevo andare. Aldeghi Gabriele, expert, sicuramente era presente. Eccolo che arriva, avanti. Io sono il terzo, quarto. Conti Roberto. Roberto, eccolo qua.